Ciao ciao amici, allora vi sto parlando con questo outfit, scusate la visione del cesso, molto diciamo natalizia, infatti siamo a Pasqua, ma d'altra parte l'Ale è sempre l'Ale e fa il cazzo che vuole. Quindi quello che volevo dirvi sono alcune mie riflessioni su quello che è successo con il signor Trump. Lo so che qualcuno mi ha detto non ne posso più di sentire Trump Katzanger, qualcosa, Katzanger, insomma, scusate, ogni tanto mi scappa il tedesco, quindi rendo tutto più duro. Non ne posso più di sentire quello che combina questo. E allora, benissimo, mi dispiace Stefano, non lo faccio per insultarti, ho due che mi seguono, perderò anche te, me ne farò una ragione, mi metterò a piangere di notte. Comunque, no, quest'uomo ha scaricato la bomba non atomica più potente mai esistita. Io ho sentito che è stata testata nel 2003, ma nessuno è stato così coglione da usarla, e invece lui sì. E hanno discusso sulle ragioni per cui quest'uomo l'abbia fatto. E sembra che praticamente abbiano ucciso, una delle ragioni sia che hanno ucciso un soldato americano, e lui ha pensato bene scusate, di sganciare la bomba più pesante e più potente possibile. Sì, e sulle postazioni dell'ISIS, da quello che ho capito. Non sono una persona assolutamente informata di tutto, però io ho fatto delle riflessioni. Se qualcuno mi può rispondere, per favore lo faccia nel merito. Non voglio essere insultata per il mio aspetto, mi sono rotta le palle. Se sono brutta, sono cazzi miei. Non è una cosa. Se sono brutta, spegnete il video. Ascoltate soltanto l'audio, non so, fate qualcosa. Guardatemi la maglia, ecco, se sono brutta. La maglia è bella. No, io dicevo, ma insomma, se non uccidevano quell'uomo lì, cioè l'ISIS su quella montagna, su quel colle, poteva costruire di tutto e di più e andava bene lo stesso. Questa è la prima idea che è venuta una pazza come me. Poi, secondo, uccidono un soldato americano e tu cosa fai? Un'ecatombe, no? Distruggi mezzo Afghanistan, mi sembra una reazione equilibrata, quindi cioè, rendiamoci conto, il mondo in mano sua. Poi un'altra cosa che ho sentito di questo Katzanger, di questo Trump, è che insomma lui faceva i concorsi di bellezza e ogni tanto c'era qualcuna che poverina voleva vincere questo concorso di bellezza e insomma lui se la faceva dietro le quinte, ma cioè, insomma, lui ha detto che la Letizietto era bellissima, perché veramente, io non lo so, quell'uomo, per lui Miss America e io siamo fighe uguali. L'importante, cioè, è che abbia un buco a questo punto. D'altra parte io ho la bellezza della Letizietto, più o meno. Quindi, cioè, anzi, lei è anche più vecchia di me, li porta meglio. Quindi, voglio dire, è un pensiero fisso, ha una cosa in testa quell'uomo e attorno a questa cosa, a questo simpatico buco, ha tipo i lampioni dello stadio, no? Tipo con la forza dell'illuminazione a giorno, no? Cioè, questa cosa, un chiodo fisso è proprio l'illuminazione del sole, anzi di sei soli, la luminescenza di sei soli attorno. Quindi andiamo bene, è assolutamente non equilibrato, vendicativo come minimo, malato di sesso, e poi c'è un'altra cosa che ho osservato, senza essere psicologa, è che lui ha detto, ha fatto un esempio di una cosa molto importante e ha detto, questa cosa molto importante, capita il 14 di giugno. Che è comunque il mio compleanno. Ma che cazzo c'entra? Io dicevo, che cazzo c'entra? Perché lui deve essere sempre al centro dell'attenzione. È un egocentrico, scusate, è un egocentrico di merda. Io non so tenere il telefono in mano, quindi mi insulterete anche su questo, saluto tutti. Quindi è un egocentrico di merda. Ma la cosa che mi ha così sconvolto di più di tutto è che se uno gli fa una domanda, una simpatica domanda, cosa è in grado di fare lei per quanto riguarda l'economia? Io sono il più grande economista del mondo. Cioè, qualunque cosa, lui è il più grande. Cioè, neanche Muhammad Ali era così, che diceva, I'm the greatest.
no? Perché lui si riferiva soltanto alla box. Lui invece è il più grande in qualunque campo, no? Cioè un ego infinito, no? E queste sono le mie riflessioni. Ah, comunque, ragazzi, siccome pure io ho i miei difetti, fra una settimana è il mio compleanno. Che cazzo, soldato palla di lardo, no?